Che cos'è il chiudo e come ti sei Come mi sono avvicinato avvicinato al a questa chiudo? disciplina e che significato ha per te? Allora, il chiudo, mi sono avvicinato al chiudo, direi, almeno nel mio caso personale, in un modo casuale, perché io ero nel 1988, lavorando all'Alitalia, mi trovai a stare per un periodo lungo, 6 mesi, in Giappone. E un collega mi parlò di questa disciplina, di questo tiro con l'arco giapponese, e che io non conoscevo assolutamente. Io non praticavo neanche il tiro con l'arco occidentale, quindi per me è stata una vera e propria novità, l'arco giapponese. E quindi cercammo di trovare in quel posto, in quella città dove io risiedevo, a Narita, un luogo dove si praticava il chiudo. E fu difficile questo primo momento. L'approccio è stato difficilissimo perché mi trovai in questo dojo di chiudo in cui i membri non parlavano assolutamente inglese e quindi l'inizio della pratica fu estremamente complicato. Fortunatamente dopo un po' conoscemmo un americano che viveva lì a Narita insegnando inglese, che lui praticava il chiudo e poté quindi a me e agli altri miei 2 colleghi che avevamo iniziato quella pratica del chiudo, ci poté spiegare almeno in inglese i primi rudimenti. E quindi questo è stato il mio inizio. Poi, una volta tornato a Roma, cercai quindi a Roma chi praticasse il chiudo e trovai un dojo a Casal Palocco del gruppo Eikidanjo Masatsu, e lì cominciai con loro. Poi nacque il nostro gruppo Akatombo e cominciammo a praticare qui a Centro Arco Sport, dove pratichiamo praticamente dal 91, quindi ormai sono 33 anni che siamo qui. Questo è stato un po' la mia storia, l'inizio e poi la pratica del chiudo. E quindi sono veramente già tanti anni, ormai dall'88 sono 36 anni che pratico. Come si fa a praticare così a lungo? Perché naturalmente nasce un amore con questa disciplina. Ecco, disciplina. Il chiudo è un'arte marziale, anzi diciamo che in Giappone è l'arte marziale principe. E come tutte le arti marziali, quello che c'è sotteso è una disciplina, è l'apprendimento non tanto e solamente delle tecniche di quell'arte marziale in particolare, quanto piuttosto la disciplina che c'è sottesa. Disciplinare se stessi, e che non è una cosa facile, ed è la cosa più difficile, più della tecnica. Perché disciplina vuol dire tante cose, vuol dire rispetto delle cose, rispetto delle persone, rispetto per quello che fai. Tutto questo non è banale e non è automatico, si apprende. E disciplina vuol dire arrivare al dojo e spendere quei 20 minuti, mezz'ora per preparare tutto, per preparare il set. Bagnare la sabbia della Zuchi con amore, farlo con i giusti modi. Come deve essere fatto? Tutto come deve essere fatto. Preparare il materiale, l'arco, che l'arco sia nelle migliori condizioni, preparare le frecce. Tutto questo prende del tempo. Inizialmente le persone vivono questa fase come fastidiosa, come se questa fase togliesse tempo alla pratica in sé. Ci vuole tempo per capire che invece questa fase fa parte della pratica, fa parte della disciplina, è importantissima, tutto è importante. Perché se questa non è fatta bene, non viene bene tutto il resto. Quindi preparare meticolosamente il materiale, l'arco, che sia nelle condizioni giuste, perché l'arco deve essere montato, la corda deve essere montata sull'arco nel modo corretto, perché l'arco possa funzionare bene, perché le frecce possano volare bene. Quindi tutto questo fa parte della disciplina, uno si autodisciplina nel fare queste cose. Tutto quello che all'inizio sembra togliere tempo,
alla pratica in sé, ci si accorge con il passare degli anni che tutto questo è la disciplina. Rispettare gli altri vuol dire, quando si pratica, comportarsi in modo che gli altri possano praticare senza avere fastidio. Il Kyudo può essere praticato da tutti, non ci sono limitazioni. Certo, ci sono limitazioni di età, perché possono cominciare i bambini a 8 anni, però diciamo che dai 14 anni agli 80 anni si può praticare il Kyudo. Si può cominciare anche in età avanzata, abbiamo Kyudoka che hanno cominciato a 60 anni, anche senza aver mai praticato prima attività sportive. C'è una frase di un nostro grande maestro, maestro Inagaki, che è stato maestro della scuola Eki a cavallo nel secolo scorso. Lui è morto nel 95, ma per tutti gli anni 60, 70, 80 e 90 è stato il maestro della scuola Eki. E una sua frase mi è entrata dentro, mi è penetrata dentro. La frase è: l'impegno per raggiungere la tecnica perfetta calma il mio spirito. Con spirito calmo percepisco la vita. Allora, questa frase, più la rileggo e più ne colgo gli aspetti tecnici e gli aspetti etici, morali, filosofici, perché quell'approccio, l'impegno per raggiungere la tecnica perfetta calma il mio spirito. Cos'è questo spirito calmo? Perché sì, bisogna calmare lo spirito? Come tutti avranno provato, un impegno sportivo, per esempio, una performance, noi abbiamo il pubblico che ci guarda, che ci condiziona, e ci condiziona il risultato soprattutto. Dobbiamo colpire un bersaglio o dobbiamo colpire una pallina se giochiamo a tennis? Ma quindi il nostro spirito è perturbato da una molteplicità di cose: la mia aspettativa del risultato, le persone che mi guardano. E cosa dice invece il maestro? Che l'impegno per raggiungere la tecnica perfetta, per tecnica perfetta nel chiudo significa il lavoro tecnico che svolgono le due braccia, la sinistra e la destra, la mano sinistra, la mano destra, il corpo, per raggiungere la tecnica perfetta. Quindi l'impegno per raggiungere la tecnica perfetta è tale che la mia mente è presa solamente da questo. E quindi tutto il resto scompare: scompare la gente, scompare il bersaglio, scompare la necessità del risultato, perché tutto il mio spirito è concentrato sulla tecnica, e attraverso questo lo spirito si calma, si tranquillizza, e quindi non è più condizionato da tutti quegli aspetti. La fine la seconda parte della frase dice questo: con spirito calmo percepisco la vita. Questo vuol dire che il livello raggiunto sicuramente dal maestro Inagaki era questo, che lo spirito era così calmo, era così concentrato sulla tecnica, che lui percepiva la vita, che voleva dire, lui nell'attimo in cui era in mira, il suo spirito era così calmo che poteva percepire il cinguettio degli uccelli, il vento, i rami di bambù che si muovevano, perché tale era il livello di calma interiore raggiunta attraverso l'impegno solamente sul raggiungimento della tecnica perfetta. Questa è una frase che io, noi abbiamo lì dentro al dojo, che più la leggo e più penetro dentro questi concetti che sono fondamentali per la nostra disciplina. Allora,
Hai fatto esperienze particolari o sorprendenti nella pratica o durante l'addestramento? Se c'hai qualche Particolari, aneddoto. sorprendenti no, ma diciamo quelle che mi hanno segnato, ce n'è una in particolare, ricordo, mi ha segnato profondamente. Nel 91, questa è un'esperienza, diciamo, non particolarmente sorprendente, ma molto importante per me, sul piano umano, una cosa che mi ha segnato direi abbastanza profondamente. Nel 91 ero in Giappone per un periodo di 6 mesi e vivevo a Narita e praticavo già da 3 anni il judo. E andai a trovare il maestro Inagaki, il maestro della nostra scuola, a Tokyo, in un'università base, da dove lui ancora insegnava agli studenti. Quindi passai tutto il pomeriggio lì, tiravo e tirando, e ricordo che avevo una percentuale alta di realizzazione, e colpivo parecchi bersagli. Mi sentivo abbastanza entusiasmato di quello che stavo facendo. Dopo un po' vedo il maestro Inagaki che mi guarda abbastanza severamente e in un modo molto secco, mi disse in inglese che era l'arco che stava tirando, non io. Sì, direi un po' tramortito da questa frase, perché mi sembrava di aver fatto chissà che. Poi credo che alla fine della pratica il maestro, forse vedendo che ero rimasto abbastanza mortificato da come mi aveva trattato abbastanza duramente, mi invitò nel suo piccolo studiolo dietro al dojo e mi invitò a prendere un tè con lui. Questo per me, insomma, fu una cosa, fu un'esperienza. E diciamo che mi parlò con poi il suo modo gentile che aveva, perché era una persona dolcissima anche. E uno studente ci portò il tè, io presi il tè insieme a lui e mi ricordo che andando via mi accompagnò fino alla porta del dojo e mi salutò sulla porta. Rimase, questo è un qualcosa che non dimentico più. E certo, quello che ho imparato, al di là dell'umanità del maestro, di questa esperienza umana bellissima, fu che in effetti, dal punto di vista tecnico, lui mi stava dicendo che io sganciavo velocemente senza aver maturato, nel judo c'è un termine, il nobiai è la fase in cui uno matura la decisione di sganciare. È quello di cui parlavo prima, l'impegno per raggiungere la tecnica perfetta, avviene proprio in questo momento. Nel nobiai una persona matura il momento di sganciare solo dopo aver raggiunto la convinzione interiore di aver svolto appieno la parte tecnica che precede lo sgancio. E io quella non la facevo. Io arrivavo e sganciavo. E lui questo mi bastonò su questo. E naturalmente quello è stato un insegnamento per quanto riguarda la tecnica, ma anche un insegnamento poi umano, perché io ero, diciamo, gratificato dal risultato, ma quel risultato io lo avevo raggiunto senza aver maturato un lavoro di disciplina interiore e di studio della tecnica. Io tiravo istintivamente e lui mi diceva che quella era la strada non era quella giusta. Allora, c'è anche un tipo di lavoro su se stessi, sulla parte interiore, che si lega alla pratica del judo? Sì, la pratica del judo, allora il judo, come abbiamo detto, è un'arte marziale. Arte marziale vuol dire disciplina. Ed è questo poi il portato anche nella vita di tutti i giorni della pratica del judo è un po' questo, se uno riesce. Perché quello che tu metti in pratica nel judo, che è fondamentalmente disciplina, se entra dentro di te questo concetto della disciplina, che non riguarda solo la parte tecnica, ma riguarda tutto il contorno, è dal momento stesso in cui uno entra nel dojo, quando ne esce, rispetto degli altri, rispetto dei materiali, rispetto del luogo, rispetto della tecnica. Rispetto alla tecnica vuol dire cercare di praticarla al meglio, questo è il rispetto della tecnica. Rispetto del luogo vuol dire curarlo,
curare le sue piante, curare i materiali, curare il luogo, pulirlo, manutenerlo. Se tutto questo lavoro di autodisciplina ti entra dentro, il risultato migliore che puoi avere nella vita è quello di portarlo fuori dal dojo e di provare ad approcciare tutto il resto delle cose che avvengono nella vita nella stessa modalità. Quali sono i consigli che daresti a qualcuno che desidera iniziare la pratica del Kyudo? Oh, bene. Intanto di iniziare. Semplicemente. Diciamo, il consiglio è questo, fondamentalmente. Il Kyudo è una disciplina estremamente difficile. La tecnica è complicatissima. E quindi cosa succede quando lo si approccia da principiante? È che può ingenerarsi una sorta di frustrazione da mancanza di risultato. Si tirano le frecce volano, non colpiscono il bersaglio. Colpiscono il bersaglio perché la tecnica è veramente difficile. È una disciplina estremamente difficile. Quindi ci vuole tanto lavoro, tanto impegno. Quindi il consiglio è quello di superarla, questa frustrazione, di farne tesoro, cioè di non abbandonare per frustrazione, ma di lavorare sulla frustrazione. E quindi continuare, è tutto qua. Bisogna continuare, anche nel risultato negativo. Dove possiamo trovarvi? Se avete un sito internet o proprio fisicamente, dov'è il dojo? Allora, il dojo fisicamente è a via Rolando Lanari. C'è un grande centro di arceria, che è arceria occidentale e anche arceria orientale. C'è il nostro dojo e ci sono anche altri campi di arco occidentale, quindi via Rolando Lanari. Per quanto riguarda invece la rete, ci si può trovare, abbiamo un sito www.akatonbo.it, quello è il nostro sito, siamo anche su Facebook, sempre Akatonbo, e lì si può vedere un po' il club e altre notizie sul club. Grazie mille, Stefano.